2 giorni fa ho comprato delle fragole bellissime, saporitissime, gustose, però non le ho finite tutte quante. Quindi che faccio? Mi voglio fare una bella composta per me, senza poi conservarla a lungo, senza sanificare tutto questo, perché la voglio mangiare subito, velocemente. Quindi abbiamo fragole. All'incirca sono 700 grammi di fragole. Io ci metto pochissimo zucchero perché è una cosa che consumerò velocemente, non la conserverò a lungo. Quindi 250 grammi di zucchero. Poi, limone non trattato, mi raccomando, roba buona, a noi ci piace. La cannella uguale. Io vado subito con la prima cosa che farò è quella di tostare la cannella. Fragole, lavate, asciugate bene, devono essere buone, dovete fare. E anche poi dovete farla fare, dovete trovare le fragole giuste, gustose, che adesso a fine stagione costano anche il giusto. Non buttiamo più niente. Quello che avanza, la frutta un po' appassita, un po' così, utilizziamo, facciamo la marmellatina per un giorno, dice vabbè, per 2 ore metto a fare tutto questo, le recuperiamo e ci mangiamo la roba fatta da noi, ok? Tagliamo così, se le avete tagliate in questa maniera, o se no a metà, fate come volete voi. Vedete, la padella è bella calda. Limone non trattato, bella la buccia, così, quindi abbiamo come aromi la cannella, bello, guardate che bello duro, fresco, ecco qua, lo zucchero, e adesso piano piano, guardate che bello, che bello. Domani mattina facciamo una colazione con il pane, un po' di burro e la mia marmellata di fragole. Quanto tempo ci vuole di cottura? 40 minuti all'incirca. Ebollizione costante. Puff, 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 puff. Allora, chi non ha l'induzione, quindi non può regolare la potenza come vuole lui o come meglio desidera, che fate? Chi ha il gas? Compra uno spargifiamma che è una retina che si mette sul gas, sul fuoco e rende il fuoco più dolce, quindi non è diretto. Adesso, da questo momento, lasciamo così e per 40 minuti facciamo sobbollire lentamente. Ci vediamo fra 40 minuti. Guardate, così deve sobbollire, guardate. Prova il ritmo della la musica che c'ho sotto. Così. Mi sento un po', ogni tanto dategli una gelatina, accarezzatela, fagli una coccola, le vuole bene poi, vedrete che poi sarà più buona ancora. Quindi, pronti? Ci vediamo sempre dopo, fra 40 minuti. Non gelate sempre, ogni tanto, così le so bollire. Ecco qui. Il giorno dopo non è perché ci è voluto un giorno, 24 ore, perché l'abbiamo fatta ben tirare, l'abbiamo fatta raffreddare e questo è il risultato. Qualcuno già ci ha messo il cucchiaio dentro e l'ha assaggiata. E io posso dire, anzi, lo faccio dire da lei che ha detto che è buona. Allora, pane, quindi riscaldiamo il pane, la colazione, questa qua per me a casa. Pane riscaldato quello buono, che quando lo riscaldi diventa un'altra volta fresco, guardate, con i semetti. E tutto quanto il resto. Questo qui è da amico mio Roscioli. Poi la ricotta o il burro, come la vogliamo fare? C'è quello che lavora con la ricotta e quello col burro. Lo faccio tutti e due. Vai così, vai. Ricottina, zacchete, per chi vuole la ricotta. Mucca, oggi c'ho mucca, cioè la ricotta abbondante perché sono proteine, ci stanno così. Poi, e andiamo adesso a marmellata, guardate qua che spettacolo. Guardate che bella. Allora, non marmellata, composta, perché sennò dico una cosa per un'altra. Composta è molto più ricca di frutta, supera il 65%, qua altri 65%, sono andati sull'80%. Poco zucchero, però certo possiamo farla poca perché non l'abbiamo sterilizzata, non abbiamo fatto niente di tutto questo, deve subito essere mangiata al volo. Allora, guarda che bello, ma che spettacolo che è. Si sente la cannella, si sente il limone, buonissimo. Quindi, anche se poca frutta, cerchiamo di utilizzarla, non la buttiamo.
una piccola compostina e per 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni ci abbiamo la marmellata. Buongiorno a tutti. La casa Mariola. E un bel caffè. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.